Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact dopo il discreto successo, oserei dire, della prima parte di questi video un po' tutorial, se così vogliamo metterli, sul dove vi do dei personalissimi consigli su come incrementare il DPS all'interno dei vostri team. La scorsa volta abbiamo parlato e ci siamo concentrati un attimino su quelli che erano i team raffiguranti i DPS fisici. Oggi invece ci concentriamo su quelli che sono i team con elemento magico o con rotazione magica. Che cosa si intende per magica? Ovviamente si intendono tutti quei team che non sfruttano o che comunque sfruttano tendenzialmente di meno quelli che sono i danni fisici diretti tramite le armi, appunto, dei nostri personaggi e si concentrano di più a sfruttare gli elementi che possiedono per fare, appunto, combinazioni tra di esse e quindi scatenare delle reazioni che ci permettono all'interno del gioco di fare più danni. Prima di ovviamente analizzare il tutto, faccio una piccola premessa perché ho preparato anche delle schede particolari dove non solo vi vado a spiegare in che cosa consiste la reazione elementale, ma vi farò vedere anche diversi esempi appunto per quanto riguarda sia team, formazioni che io reputo ideali in modo tale da poterle giocare nel miglior modo possibile. Prima di tutto riepiloghiamo un attimo quelle che sono le 5 regole che fondamentalmente io utilizzo quando appunto devo dare dei consigli a qualcuno su Genshin Impact per costruire un team o migliorare la sua, le loro diciamo prestazioni in generale. Partiamo dal primo punto, ovvero identificare il team. Abbiamo già identificato il team fisico, oggi ci concentreremo nell'identificazione del team elementale barra rotazione elementale. Perché? Sono due team abbastanza simili, solo che hanno comunque delle idee, delle concezioni dietro che sono un po' diverse. E il team neutro? Il team neutro magari ve lo spiego in un altro video perché questo sono sicuro verrà un pochettino più articolato rispetto agli altri. Scegliere il main DPS, ovviamente tra le categorie riportate sopra, quindi team fisico, team elementale, non tanto per le rotazioni perché saranno tutti fondamentalmente DPS grazie alle rotazioni elementali che faremo, e poi il team neutro. Scegliere i compagni di team giusti, proprio per soprattutto nel team elementale che vi presenterò oggi, i compagni di team sono quasi fondamentali proprio perché ci permetteranno di creare reazioni elementali specifiche e soprattutto ci permetteranno di potenziare queste reazioni elementali più nello specifico. Imparare una rotazione che comunque serve solamente, o per meglio dire, serve principalmente nel gioco single player, proprio per avere la possibilità di poter cambiare i personaggi tra di loro, attivare gli effetti che interessano e poi successivamente ricominciare da capo, anche perché nel multiplayer bisognerà coordinarsi e lavorare bene in 4 o quelle persone che saranno, e poi consiglio, che comunque non è tanto un consiglio, ma è quasi un obbligo morale nei confronti dei giocatori e del gioco stesso, migliorare armi, talenti e poi successivamente artefatti. Andiamo avanti nel parlare appunto del team elementale. Che cosa intendo io per team elementale? Team elementale intendo quella determinata composizione di personaggi che sfrutta reazioni elementali o un elemento nello specifico. In questo caso consiglio sempre di utilizzare un main DPS, ovvero qualcuno che riesca in un qualche modo a concentrarsi nel danno elementale che farà poi successivamente tutto il team, ma tendenzialmente il DPS principale, dove consiglio principalmente gli elementi Hydro, Pyro e Crio. Successivamente vi spiegherò anche il perché di queste mie scelte per quanto riguarda il main DPS consigliabile, ovviamente, di questi elementi. E in base poi successivamente al main, quindi in base appunto al personaggio che avrete deciso come main DPS, quindi come attaccante principale del vostro team, scegliere i compagni per creare la reazione corrispondente, ovvero che può essere il Vaporize, il Melt, l'Overload, il Freeze e l'Electrocharged.
Per quanto riguarda il superconduct, ovviamente non lo inserisco nei team elementali perché il superconduct comunque aiuta, come ho già spiegato, il team fisico. Quindi mi sembrava abbastanza inutile inserire il superconduct anche nel team elementale. Ma cosa sono queste reazioni e soprattutto come funzionano? Ecco, qui adesso entriamo in una parte un po' particolare, usate il gioco di parole, dove vi andrò un attimo a spiegare, cercherò di essere il più sintetico possibile, anche se non mi riesce delle volte, quindi mi dispiace, dove vi andrò a spiegare in che cosa consisteranno queste reazioni elementali, come si calcolano e soprattutto come sfruttarle al meglio. Cominciamo col Vaporize. Vaporize è l'unione, quindi la reazione elementale che si scatena tra acqua e fuoco. È importante applicare la reazione nel modo giusto per sfruttare i moltiplicatori di danno. Alcune di queste reazioni elementali vedremo che necessitano una applicazione dell'elemento o comunque l'applicazione della reazione eseguita in un determinato modo. Perché oltre all'elemental mastery e oltre alla diciamo la percentuale comunque di attacco che possediamo nel nostro personaggio, alcune di queste reazioni elementali possiedono un moltiplicatore di danni che si attiva e soprattutto cambia il suo valore in base alla reazione elementale. Che cosa vuol dire? Approfondiamo il discorso. Il danno viene calcolato in base ai valori di attacco ed elemental mastery più il moltiplicatore del danno in base all'elemento che reagisce. Quindi che cosa vuol dire? Che il nostro attacco, la nostra elemental mastery ci permettono di creare una base per quanto riguarda il danno prodotto da Vaporize. Solo che in base all'elemento che reagisce, quindi il secondo elemento che entra a contatto col primo, abbiamo la possibilità di sfruttare un moltiplicatore di danni. Infatti, se il fuoco viene applicato come secondo elemento, quindi se prima noi utilizziamo un personaggio e utilizziamo un attacco di tipo acqua e poi successivamente utilizziamo un personaggio di tipo fuoco, quindi prima mettiamo lo status wet e successivamente colpiamo lo status col fuoco, viene applicato un moltiplicatore danno dell'1.5. Mentre la stessa cosa, se però abbiamo come elemento, o per meglio dire come appunto come elemento reagente l'acqua, in questo caso il moltiplicatore cambia a 2. Ecco perché ho inserito idro come DPS principale all'interno di un team, anche perché se si vuole utilizzare il Vaporize come reazione elementale, che penso sia una tra le più comuni forse all'interno del gioco, è giusto avere un DPS principale di tipo acqua per avere un moltiplicatore più alto e quindi sfruttare di più i danni che si riescono a fare. Passiamo al Melt. Melt invece è la combinazione reazione elementale tra fuoco e ghiaccio. È importante applicare anche in questa occasione la reazione nel modo giusto per sfruttare i moltiplicatori di danno. Il danno viene calcolato sempre in base all'attacco e l'elemental mastery più il moltiplicatore in base all'elemento che reagisce. Quindi stesso identico discorso per quanto riguarda il Vaporize, solo che in questo caso abbiamo fuoco e ghiaccio. Se il ghiaccio viene applicato come secondo elemento, il moltiplicatore è di 1.5, mentre la stessa cosa funziona col fuoco, solo che il moltiplicatore va a 2. Stesso identico discorso di prima, quindi se prima avevamo l'acqua che aveva un moltiplicatore più alto perché appunto l'acqua andava a spegnere il fuoco e quindi crea una reazione più forte, qui adesso abbiamo il fuoco che scioglie il ghiaccio e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità di fare più danni. Melt probabilmente è una di quelle combinazioni che viene non solo utilizzata di più all'interno del gioco, ma secondo me risulta anche essere la più forte, perché personaggi di tipo Pyro e personaggi di tipo Crio ne esistono veramente tanti all'interno del gioco, soprattutto in questa fase, e sono uno più forte dell'altro. Quindi Melt secondo me è una tra quelle reazioni che per formare un team elementale è veramente eccezionale, ma ne parleremo più nel dettaglio più avanti. Andiamo avanti con l'Overload. Overload è la reazione elementale di cui fuoco e fulmine interagiscono tra di loro. Non ha importanza in questo caso l'ordine di reazione degli elementi e il danno viene calcolato in base al livello del personaggio più l'elemental mastery del personaggio che causa la reazione. Più, ovviamente, messa in considerazione tra le varianti, la resistenza elementale dell'avversario.
Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi applicando fulmine o applicando fuoco prima o dopo non cambia nulla, perché il danno che viene prodotto tramite l'overload viene calcolato in base al livello del personaggio, quindi il livello del personaggio che applica il primo elemento, elemental mastery del secondo personaggio che causa la reazione. Quindi se più ovviamente il livello del nostro personaggio è alto, più alto ovviamente sarà il danno causato da overload. E ovviamente l'elemental mastery ha un ruolo importantissimo in tutte quelle che sono le reazioni elementali. Inoltre la resistenza elementale del nostro avversario ci dà un vantaggio in più, perché se il nostro avversario è debole al fuoco o è debole al fulmine, abbiamo un danno percentuale bonus che possiamo sfruttare ovviamente per infliggere più danni. Questo attacco provoca un'esplosione con danni AOE che ignora le difese e le statistiche di attacco dell'attaccante. Questa è una cosa molto importante. Ed inoltre non può effettuare colpi critici. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi applichiamo il fulmine, applichiamo il fuoco, creiamo questa esplosione di danni AOE che ignora le difese, per quanto riguarda ovviamente le difese fisiche del personaggio, ok? Cioè dell'avversario, scusatemi, ignora le difese fisiche dell'avversario e inoltre le statistiche d'attacco dell'attaccante. Perché? Perché come detto prima, il danno verrà calcolato solo ed unicamente tramite il livello del personaggio, elemental mastery del personaggio che causa la reazione e la difesa elementale del nostro avversario. Quindi il nostro attacco non avrà assolutamente un valore per quanto riguarda questo tipo di esplosione. E infatti questa è una reazione che si sfrutta tantissimo con personaggi magari non propriamente forti in attacco e che quindi riescono a provocare un'esplosione tramite appunto rotazione di personaggi. Infatti l'overload è uno di quei team che io consiglio principalmente sul team a rotazione elementale piuttosto che un team elementale fisso, perché appunto tramite le varie rotazioni si possono causare diverse esplosioni del team o comunque degli avversari in questo caso, che ci consentono di effettuare danni su danni. E poi la cosa importante da sottolineare è che non si possono effettuare colpi critici. Per quanto riguarda l'overload esiste una vera e propria tabella sul come calcolare il danno, che è questa che vi lascio qui in questa slide, così magari potete appunto screenarla, potete tranquillamente consultarla tutte le volte che volete. È una tabella molto semplice, perché si calcola il livello del personaggio, che successivamente unita all'elemental mastery ci darà una base di overload damage. Come potete vedere abbiamo i livelli 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eccetera eccetera, e in base poi a questi livelli, quindi a questo danno di base più l'elemental mastery e calcolando la resistenza elementale del nostro nemico, avremo la possibilità di calcolare quanto danno farà la nostra esplosione in overload. Ok? Credo di essere stato, penso, abbastanza chiaro. Andiamo avanti con il freeze, un'altra di quelle reazioni elementali che a me piace tantissimo, è uno dei team che utilizzo spesso e volentieri col freeze, anche perché avendo Mon e Ganyu insieme, questo è un team che worka veramente da Dio. Reazione elementale che ovviamente si sviluppa tra acqua e ghiaccio, la reazione blocca i nemici ed applica crio per un breve periodo di tempo. La durata della reazione si basa sul tempo di reazione elementale, prima viene applicata più dura a lungo. I nemici congelati subiscono un effetto addizionale Shatter, che provoca danni fisici bonus in base all'attacco che il nostro avversario subisce. Molto efficaci, tramite lo status Shatter, sono le Claymore, gli attacchi dall'alto, le esplosioni e i danni di tipo Geo. Qualsiasi reazione elementale rimuoverà lo status Frozen. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che acqua e ghiaccio si combinano, formano freeze che bloccano e paralizzano il nostro avversario applicando crio ovviamente sul nostro avversario e in più una sorta di debuff, chiamiamolo così, invisibile di nome Shatter. Questo debuff di tipo Shatter ovviamente viene in un qualche modo triggerato, quindi viene attivato in un qualche modo tramite l'attacco che noi effettuiamo al nostro avversario. È un danno che ci permette di aumentare la nostra capacità
fisica, quindi è un danno che comunque in parte aiuta anche un team fisico, che ci permette quindi di sfruttare un pochettino l'attacco fisico, però diciamo ha un effetto bonus, comunque ha un effetto extra se l'attacco subito dal nostro avversario è un attacco pesante che riusciamo a sfruttare con la spada a due mani, con un attacco dall'alto, un'esplosione o danni di tipo geo. Quindi questa è una cosa molto importante, anche perché freeze ci permette, o per meglio dire la reazione elementale freeze ci permette di giocare diversi personaggi anche esterni a quell'elemento, ma noi ovviamente opteremo per un team ben definito proprio per delle motivazioni che andremo a spiegare successivamente. E successivamente questo status di Shatter verrà rimosso insieme ovviamente allo status Crio ogni qualvolta noi colpiremo il nostro avversario. C'è anche da dire che il freeze durerà più a lungo se la reazione elementale verrà scatenata prima. Quindi se io metto subito status wet, switch, metto personaggio di tipo Crio, congelo subito, praticamente la reazione elementale durerà di più. Mentre invece se metto wet e lascio il nemico con lo status wet più a lungo e poi verso la fine dello status negativo o comunque dello status elementale in questo caso applichiamo Crio, nel momento in cui wet finirà dal nostro avversario anche il frozen si dissiperà e quindi di conseguenza non avremo la possibilità di poterlo sfruttare a meglio. Andiamo avanti con, oddio, scusatemi, ecco qua, con il freeze, mi è saltata la slide, eccomi, il team freeze, come potete vedere, ha la possibilità di calcolare anche il danno che possiamo provocare tramite il bonus shatter. Quindi noi possiamo congelare il nostro nemico, quindi possiamo sfruttare la reazione elementale freeze proprio per congelare e bloccare il nostro nemico e sfruttare successivamente un personaggio che ci consenta di fare grossi danni fisici al nostro avversario. È una tabella che funziona bene o male come quella che vi ho fatto vedere prima dell'overload, dove abbiamo l'elemental mastery del personaggio più il livello del personaggio più il danno di base shatter e la resistenza, in questo caso fisica, del nostro avversario ci permettono di calcolare il nostro danno shatter. Inoltre ignoriamo la difesa dell'avversario elementale in questo caso e l'attacco dell'attaccante, perché anche in questo caso i danni verranno calcolati tra l'elemental mastery e il livello del personaggio. E inoltre non possiamo effettuare danni critici, anche in questo caso non si possono effettuare purtroppo danni critici. Andiamo avanti con l'Electrocharged. Electrocharged, che è la reazione elementale tra acqua e fulmine. Provoca un danno continuo di tipo elettro ad ogni target con status wet, anche noi stessi, questa è una cosa importante da sottolineare, e il danno viene calcolato in base al livello del personaggio e l'elemental mastery, semplicemente. Ignora le difese fisiche, in questo caso avversario, e l'attacco ovviamente dell'attaccante. Anche in questo caso non si possono effettuare colpi critici. Electrocharged è forse uno degli status più complessi da gestire, perché come spiegato l'Electrocharged si può applicare anche a noi stessi, quindi nel momento in cui noi effettuiamo uno status wet di massa e successivamente infliggiamo lo status electro per appunto produrre il superconduct, cosa succede? Così come l'elettricità normale, tutti i target che possiedono lo status wet verranno colpiti dai colpi elettro che avranno un dot di danno in secondi e quindi di conseguenza avrò io la possibilità di poter gestire il combattimento magari dalla distanza, visto che i nemici si faranno danno da soli, però c'è da dire che c'è anche un malus da questo punto di vista, perché l'electrocharged, qualora dovesse applicarsi anche a noi, subiremo in quel periodo di tempo danni dalla reazione elementale. Non si possono effettuare colpi critici come nelle altre e ovviamente ci sono le stesse limitazioni per quanto riguarda difesa fisica, in questo caso dell'avversario, e poi l'attacco del nostro personaggio. Anche in questo caso abbiamo una tabella di base dove possiamo calcolare il danno che può produrre la nostra reazione di electrocharged, che si calcola con elemental mastery, resistenza elementale del nemico, ovviamente in questo caso per produrre più danno, il danno elettro,
che giustamente viene effettuato dal nostro personaggio, che è quello di base, che vedete lì in quell'elenco. Quindi, e ovviamente c'è anche da mettere il livello del personaggio, questo come già specificato poco fa. Quindi livello, Elemental Mastery, la resistenza, che potrebbe aiutarci a fare dei danni bonus, più ovviamente il calcolo del danno base elettro che possiamo infliggere al nostro avversario, ci permetteranno insieme di calcolarci quanto effettivamente riusciamo a togliere per ogni dot ai nostri avversari tramite la reazione di Electrocharged. Ok? Quindi chiuso questo discorso, direi che mi sono anche sbrigato in una certa velocità, secondo i miei standard. Partiamo, continuiamo specificando quelli che secondo me ovviamente possono rappresentare dei team ideali che permettono di sfruttare appieno queste reazioni elementali e quindi in base alla struttura del team scegliere il supporto e creare una coppia che fondamentalmente lavori bene insieme. Quindi quando si tratta di un team elementale, dato che dobbiamo sfruttare due elementi per attivare una reazione elementale, serve una coppia di personaggi che riesca a lavorare bene e che quindi riesca in un qualche modo a supportarsi a vicenda. Almeno una coppia, cioè proprio due personaggi, uno utilizzato come DPS principale e uno utilizzato come sub DPS, proprio per dare una mano al DPS principale e fare più danni. Ho fatto dei piccoli esempi, secondo quelli che a mio avviso possono essere dei team ideali o comunque delle coppie ideali da sfruttare per le seguenti reazioni. Freeze trovo molto valido Ganyu e Mona. Ganyu sfruttata come DPS principale, Mona come sub DPS. Per Mona, che ovviamente permette tramite la sua esca di raccimolare i nemici e dare stato su Wet, e Ganyu poi successivamente può tranquillamente frizzarli e quindi può effettuare più danni grazie alla sua meccanica del colpo caricato tramite l'arco. Chongyun più Xingqiu è un'altra coppia formidabile. Chongyun che riesce a fare danni di tipo crio, Xingqiu che permette appunto di essere un supporto, un sub DPS in questo caso, barra supporto di tipo acqua eccezionale, e quindi anche in questo caso abbiamo un'ottima coppia. Melt, una coppia che piace a me personalmente utilizzare, è Chongyun più Pyro. Una delle coppie che vorrei tantissimo sfruttare potrebbe essere Chongyun più Diluc. Chongyun più Diluc in combo Melt è probabilmente un sogno proibito che non avrò mai e che sinceramente mi piacerebbe tantissimo provare. I danni che si possono fare sono un qualcosa di pazzesco, grazie alla meccanica particolare di Chongyun, che trasformerebbe i danni crio di Diluc normali, quindi gli attacchi normali di Diluc in crio. Poi con la skill elementale farei Melt e quindi di conseguenza mi basterebbe utilizzare Diluc all'interno del cerchio che crea Chongyun per giocare praticamente da solo. È veramente una cosa stupenda. Al pensiero vorrei tantissimo provare questa cosa, ma purtroppo non posso. Vaporize, ci sono diverse combinazioni che possono essere utili, come Barbara, per sfruttare un personaggio di tipo idro che comunque anche cura, grazie al fatto che lei col cerchio che mette attorno durante le cure infligge status wet a noi e anche all'avversario che tocchiamo tramite appunto l'avvicinamento del corpo a corpo, e quindi di conseguenza Barbara più un Pyro può tranquillamente effettuare danni di tipo Vaporize. Tra l'altro l'acqua che spegne il fuoco, vi ricordo, infligge più danni. Oppure Xiangling più una Hydro. Perché questo? Perché Xiangling, avendo la possibilità di lanciare l'orsetto, oppure addirittura con la sua burst avere il Pyronedo attorno a lei, ci consente di infliggere status fire o comunque status pyro a più nemici e poi tramite il DPS di acqua possiamo tranquillamente effettuare il vaporize e quindi fare più danni. Mona più un altro piro che per sfruttare magari il vaporize al contrario, dove effettuiamo un po' meno danni, però comunque riusciamo a cavarcela abbastanza bene. Electrocharged, Barbara nello stesso caso funziona bene lo stesso, più un altro tipo elettro di qualsiasi specie. Mona più un elettro di qualsiasi specie. Lisa più un idro di qualsiasi specie. Anche Fischl va benissimo, soprattutto grazie al fatto che Oz può essere messo anche a distanza, quindi ci permette di controllare la reazione che andiamo a fare.
fare, quindi è anche forse più consigliata rispetto a tanti altri. E poi Overlord abbiamo Bennett, che comunque è un personaggio fuoco eccezionale che tutti possibilmente stiamo utilizzando, con un personaggio di tipo elettro, Xian Ling con un altro personaggio di tipo elettrico, oppure Fischl con un personaggio di tipo pyro, eccetera eccetera. Queste sono comunque le coppie, o comunque coppie che per me reputo essere abbastanza interessanti per appunto sfruttare questo tipo di elementi, o comunque questo tipo di reazioni elementali. Per quanto riguarda sempre la categoria del nostro team elementale, do un piccolo bonus, do un piccolo consiglio, che per aumentare i danni, quindi ancora di più, a parte tutti i calcoli che possiamo fare tramite le reazioni elementali, se vogliamo ottenere un boost addizionale, possiamo aggiungere come terzo personaggio nel team un personaggio Anemo con un set 4x Viridescent. Perché il set 4x Viridescent? Semplicemente perché, tra l'altro, lei vi ho segnalato anche quelli che sono i personaggi migliori, secondo me, da utilizzare nel team, ovvero Venti su tutti, che è fenomenale tramite la sua burst, che vi consente di creare una reazione stupenda. Sarcros, che è molto simile a Venti e che quindi vi permetterà di sfruttare il raggruppamento dei nemici e quindi debuffare più nemici contemporaneamente. Jhan, che vi darà anche il bonus essendo comunque anche un healer, quindi potete sfruttarlo sia per, cioè potete sfruttarla sia per fare appunto i danni, anche se personalmente parlando full Viridescent Jhan non la consiglierei più di tanto, però può essere utilizzata in alternativa se non si possiedono gli altri personaggi. Oppure anche il Traveler, anche un modo per rispolverare, per sfruttare il Traveler utilizzato in modalità Anemo, soprattutto grazie alla sua burst, che è molto valida, ci consente appunto di essere incisivi in questo, in questa, diciamo, in questa specifica caratterizzazione del team. Come healer, quelli che consiglio principalmente saranno sempre Bennett, Jhan e Diona, che secondo me sono i migliori, e anche Cici. Cici non la reputo fenomenale all'interno di questi team, la reputo un po' più forte all'interno di un team fisico, essendo che lei comunque è un personaggio crio e quindi va d'accordissimo con i personaggi di tipo elettrici, ci permette appunto di applicare meglio Superconduct. Quindi Cici la consiglierei di più per un team improntati su DPS fisico, però in alternativa può essere utilizzata anche qui. Ma perché utilizzare il set Viridescent? Cos'ha di così speciale il set Viridescent? Il set Viridescent è quel pezzo, o per meglio dire quel set di artefatti che ci permette con due pezzi di aumentare i danni Anemo del 15%, ma con quattro pezzi ci permette di incrementare il danno Swirl del 50%, del 60%, scusatemi, e inoltre permette un debuff elementale, quindi un Elemental Resistance Down, ai nemici che entrano in interazione col danno Swirl prodotto dal personaggio Anemo. Addirittura del 40% per 10 secondi. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi effettuiamo Swirl e poi mettiamo l'elemento all'interno di Swirl, che può essere l'acqua, il fuoco, il ghiaccio, quello che è, perché comunque lo Swirl dell'Anemo si unisce a tutti gli elementi, abbiamo la possibilità di decrescere, in un qualche modo di ridurre la difesa elementale del nostro avversario di quell'elemento. E come vi ho detto poco fa, in base anche alle resistenze elementali dei nostri personaggi, o comunque dei nostri avversari in questo caso, possiamo fare più danni in base alle reazioni che facciamo. Quindi è tutto un collegamento per produrre più danno. So che sembra difficile tutto sto mappazzone di roba, ma in realtà è molto più semplice di quello che si pensa, è tutta logica fondamentalmente. E quindi sfruttare lo Swirl per decrescere, quindi per abbassare la difesa elementale dei nostri avversari, ci permette ovviamente di fare più danni. Ecco perché il personaggio Anemo Viridescent è molto utilizzato all'interno dei team elementali. Andiamo a concludere con un piccolo esempio che vi faccio di team che secondo me può veramente essere formidabile, è praticamente un team che utilizzo anch'io, dato che possiedo Ganyu, possiedo Mona, possiedo anche Venti fondamentalmente, so che molti magari in questo momento potrebbero odiarmi, però possiedo anche Venti e poi successivamente posso gestire un vero e proprio team fortissimo dal punto di vista di interazione elementale. Perché? Utilizzo Ganyu come main DPS,
Mona come sub DPS che mi dà supporto e provoca freeze, e quindi di conseguenza ho il DPS e il supporto del mio DPS che insieme, come potete vedere, formano freeze. Utilizzo il personaggio Anemo, che in questo caso per me, che lo possiedo, è 20, che mi dà il bonus Swirl più l'elemento. Quindi posso dare lo Swirl all'elemento acqua, per esempio l'elemento idro, e poi congelarli tutti insieme per dare la resistenza elementale down. Anche se in realtà mi converrebbe il Crio, perché come vi ricordo il Freeze permette poi ad avere lo status Crio. Quindi potrei utilizzare 20... mettere Crio all'interno dello Swirl, cambiare con Mona, congelare tutti e attaccare con Ganyu DPS con i danni che incrementa lei grazie al fatto appunto di sfruttare il Crit Rate Up se la possedete con un full set gelo, quello che è uscito con Dragonspine, e inoltre abbiamo l'effetto Swirl che per l'appunto riduce la resistenza elementale del ghiaccio dei nostri avversari e quindi facciamo ancora più danno. E poi infine Curatore, quindi questo è un team elementale, un esempio schematizzato del team che secondo me elementale può veramente essere sia divertente da utilizzare e anche molto forte per quanto riguarda i danni che può produrre all'interno del campo da gioco, sia per quanto riguarda le Abyss, ma sia anche per quanto riguarda in generale l'esplorazione della world map. Per quanto riguarda invece il team elementale con le rotazioni burst, ovvero le rotazioni elementali di cui vi ho parlato poco fa, è tutto praticamente collegato insieme a quello che abbiamo detto poco fa, solo che per quanto riguarda la rotazione del team burst ci sono delle regole da seguire. Poi per il resto i personaggi potete sceglierli come volete voi, anche perché il tutto si baserà sulla reazione che volete sfruttare e sul personaggio che ovviamente volete equipaggiare con un set piuttosto che un altro, perché vi servirà comunque un personaggio con 4 per noblesse che vi serviranno ad aumentare l'attacco del vostro team tramite appunto il rilascio della burst, perché come potete vedere con due pezzi abbiamo il danno della burst aumentato del 20%, e inoltre quando abbiamo 4 pezzi dello stesso set abbiamo la possibilità di aumentare a tutto quanto il party l'attacco del 20% per 12 secondi quando utilizziamo la burst, solo che questo effetto non può essere staccabile, quindi non possiamo mettere più effetti di noblesse insieme. Quindi per questo vi serve un PG soltanto con un 4 per di noblesse, un PG Anemo con 4 per Viridescent che vi serve appunto per aumentare la reazione Swirl elementale e quindi fare più danni, un healer che giustamente vi servirà sempre comunque, e poi gli altri personaggi o comunque l'altro in questo caso personaggio, perché poi sono 4, ve lo gestite voi in base appunto alla reazione che volete sfruttare. A differenza dei team elementali o comunque alla maggior parte dei team elementali, qui dovete concentrarvi tantissimo sul portare su l'energy recharge e l'elemental mastery. Ovviamente tutto dipende dal fatto che dovete caricare la burst in rapida successione e dovete sfruttare una rotazione continua dei personaggi che tramite elemental skill e tramite burst facciano danni ai vostri avversari. Bene, detto questo mi sono sbrigato il più velocemente possibile, scusatemi se reputate magari il video lungo, ma ci tenevo a fare un bel concentrato di contenuto proprio su quello che era il team elementale. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, non perdo più tempo, spero che questo video vi sia stato utile e che vi possa anche piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di contenuto, in modo tale da poterne preparare magari degli altri. Io vi ringrazio, come al solito, della visualizzazione, aspetto come sempre i vostri feedback e noi ci becchiamo come sempre con un prossimo video o con una prossima live. Vi aspetto, bye bye!